Dopo l'ok dell'Aula di Montecitorio al disegno di legge che inserisce il pareggio di bilancio in Costituzione, oggi alla Camera si svolgono solo interpellanze urgenti. L'attesa è tutta per lunedì 5 dicembre, quando al Consiglio dei Ministri verranno annunciate le misure finanziarie e strutturali da inserire nella manovra anticrisi da 25 miliardi di euro, che riguarderanno con molta probabilità ICI patrimoniale e pensioni. Sarà la conferenza dei capigruppo di questa mattina a decidere il calendario dei lavori del mese di dicembre. Intanto oggi proseguono a rilento i lavori nelle commissioni, le uniche a riunirsi sono difesa e affari costituzionali. Con la stretta sui vitalizi, per la prima volta il Parlamento interviene in maniera incisiva sui costi della politica. Secondo quanto deciso nell'incontro tra il ministro del welfare Elsa Fornero e i presidenti Fini e Schifani, con l'anno nuovo cambiano le regole con cui deputati e senatori riceveranno il loro assegno. Prima di tutto si passa al sistema contributivo e non più quello retributivo. Niente pensione prima dei 60 anni inoltre per chi è stato in Parlamento per più di una legislatura. Chi ne ha fatta una sola invece dovrà aspettare fino ai 65 anni. A Montecitorio prosegue la mostra 50 anni di frecce tricolori nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, allestita nella Sala della Lupa. La pattuglia, ha detto Gianfranco Fini inaugurando la mostra, rappresenta un legittimo motivo di orgoglio nel mondo. Nate nel 1961, le frecce sono una pattuglia di 10 aerei, di cui uno solista. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 4 dicembre, in concomitanza con Montecitorio Porta Aperte.